Ciao amici, io sono Robbo, questo è Game of Frog, ben trovati finalmente, siamo su PC, ho assemblato questo PC della Madonna, sto giocando a un gioco molto particolare, grafica ultra 60 framerate per secondo grazie a una scheda video molto potente e devo dire sto giocando adesso, come vedete questo è il tutorial del gioco a Drift, lo utilizzo come un attimo introduzione al gioco ragazzi. Sto giocando con un controller Xbox perché con la tastiera da bravo nabbo quale sono su PC ancora sono assolutamente negato anche se mi sto addomesticando al PC, concedetemi il termine. Ho deciso come primo gameplay di partire proprio da questa Drift che è un gioco annunciato più di un anno fa, uscito solamente il 15 luglio. È un gioco che attendevo con ansia e capirete ben presto il perché. Intanto potete già capire qui che siamo degli astronauti, però non vi svelo ancora nulla della trama. Questo è il tutorial che sinceramente preferisco saltarvi e andare dritti dritti al punto. Salta addestramento EVA o EVA, come dir si voglia, io dico EVA. Comunque, sto guardando anche le statistiche, la mia CPU ha una temperatura di 60 gradi, che non è poco, però. È anche abbastanza silenzioso il sistema. Intanto iniziamo subito. 8 luglio 2037, è quasi mezzogiorno, 462 km sopra la superficie terrestre. Signore e signori, ecco voi a Drift. Vi lascio gustare in totale silenzio questo inizio di gameplay. Sarà un video anche con pochi tagli, ragazzi. Non è stata una mossa geniale quella, di lanciarsi da corda. Beh, ragazzi, prima di tutto scrivetemi nei commenti quello che avete provato vedendo solamente queste immagini e penso che vi abbiate capito quando parlavo di attesa per questo gioco da più di un anno, perché io quando ho visto i primi trailer veramente ero rimasto già a bocca aperta, mi ero detto questo lo devo prendere assolutamente. Poi era stato annunciato come non un gioco AAA ma un titolo indie, è uscito sia per console Xbox e PS4 sia per PC. Su PC l'ho preso sconti Steam al 50 al costo di 10 euro, ben spesi, ne meriterebbe molti di più secondo me. Solamente per come il motore grafico e fisico Unreal Engine 4 gestisce il tutto in maniera veramente verosimile, anche questa mano che sembra morta utilizza poi sempre la destra, non so perché. Comunque, ragazzi, veramente penso che mi capiate quando dicevo che questo gioco volevo partire da questo gioco come primo gameplay su PC e mentre adesso attraversiamo tutta questa zona, sto giocando poi ragazzi in Full HD ovviamente, grafica ultra. Come già detto, anche la risoluzione della facecam è 1080p, quindi finalmente abbiamo ora aggiunto il Full HD anche sul mio canale. E ne approfitto anche per ringraziarvi ancora davvero davvero di questo grande traguardo dei 500 iscritti in appena 8 mesi. Grazie mille ragazzi, veramente sono veramente entusiasta per questo traguardo che ho raggiunto grazie a voi e che abbiamo quindi raggiunto insieme. E comunque io vi faccio notare di questo gioco non solo l'aspetto grafico tecnico, ma anche l'aspetto proprio di regia, ragazzi. Guardate che regia ha questo gioco con questi passaggi rapidi che a me hanno colpito veramente tantissimo in serie di gameplay. Questi passaggi rapidi, interno della base spaziale distrutta, sommersa dai detriti e lo spazio. Il vuoto spaziale è veramente incredibile. Tanto qui, quando poi sento ragazzi Station Control, mi viene in mente Ground Control di David Bowie, Space Oddity, la canzone.
quando faceva Ground Control to Major Tom, una delle canzoni che poi preferisco in assoluto. Allora, qui comunque, come vedete, anche dal punto di vista di gameplay non c'è molto da dire. Bisognerà andare a punto a raccogliere oggetti. Possiamo solamente raccogliere oggetti, fare un rollio a destra o a sinistra, alzarci o abbassarci di quota e usare un piccolo propulsore che non è che ti fa andare più veloce di tanto. Non è che avete dei propulsori all'Iron Man. Carino anche che quando passate da una zona all'altra, vi dice dove state andando. In questo caso stiamo andando sulla stazione Stella Polare 4. E comunque ragazzi, guardate, non è mai stata la Terra così maestosa e così presente nella sua natura in un gioco. E io amo da matti un setting del genere, proprio mi lascia senza fiato, a tutti gli effetti, ti lascia senza fiato questo gioco dal punto di vista del gameplay, grafico, tecnico, tutto, perché è veramente fatto bene. E io ora non mi ricordo, ahimè, i nomi degli sviluppatori della Software House, però hanno fatto un lavoro coi controcazzi, concedetemi il francesismo. Allora, siamo, no, non siamo online, il portellone è online. Adesso raggiungiamo questa stazione di Solaris, questa Stella Polare 4. Attenzione, lì c'è un badge, aspettate. C'è un badge. Questo non l'avevo mai raccolto, per esempio, nei precedenti gameplay. Cerebrum Data SSD. Ok, molto, molto interessante questo. E ne approfitto, ragazzi, per sottolineare una cosa, che ad ogni gameplay, ogni volta che ho messo dentro il gioco, ho notato cose diverse, sia dal punto di vista dell'HUD. Quindi cose prettamente grafiche. Intanto, mentre mi sbatto, vi faccio notare anche le goccioline d'acqua che sono veramente riprodotte in maniera realistica. È fatto male proprio questo gioco, fatto malissimo, eh. Ovviamente non so se avete capito la mia ironia. Comunque, mi sono perso quello che stavo dicendo. E purtroppo ogni tanto mi capita questa demenza dovuta al post laurea. Allora, qui intanto, dei libri. No, vediamo un attimo. Per esempio, anche quegli scarponi adesso li noto. Pensate. Allora, teniamo premuto. Ora non ve la sto a far lunga, non vi faccio leggere tutto quello che c'è scritto su questo monitor. Ve lo spiego in poche parole più avanti, in una sede più appropriata, ragazzi, no? Perché parla di questo membro dell'equipaggio della stazione Stella Polare che voleva tornare dai suoi familiari, e la sede della stazione polare, sì, della stazione polare, buonasera, al Polo Nord, la sede della stazione spaziale era Santa Monica, e da Santa Monica gli dicevano: guarda, rimani, perché ti stiamo mandando, resisti perché ti stiamo mandando un nuovo personale. Ma questo personale non arrivava mai. E allora, intanto qui devo andare ad aggiustarmi la tuta EVA. La tuta EVA, teniamo premuto quadrato nel caso della PlayStation, X nel caso di controller Xbox. Ok, please remain still, per forza di cose, perché come vedete non sto giocando al momento. Ok, sequenza di riparazione. Vabbè, dai, andiamo avanti. Cioè, nel senso, no che sto registrando e non sto giocando adesso. Nel senso che proprio era una sequenza preimpostata. No, no, non fraintendetemi. Allora, ok, qui abbiamo anche i badge, ragazzi. Hardyman. Dispositivo dati personali di AN 4, versione 4.7 acquisito. Ok. Ci sto capendo tutto, ragazzi. No, a parte gli scherzi, questo non è che ci serva a molto. Ci serve arrivare qui, in questa hub della stazione spaziale. Nel Cerebrum. Allora, qui bisogna riparare un sistema di iniezione di lancio, ovviamente.
perché dobbiamo tornare sulla Terra in qualche modo. Teniamo premuto intanto il logo dell'Hardyman, l'azienda che sarebbe la NASA. Ovviamente per motivi di diritti e di costi non hanno Spero che messo il sito NASA, abbia modificato però il qualcosa. logo dell'Hardyman Nel suo ricorda business il guideline logo ci sono dell'Atari. questi Non so se è numeri. voluto o no la cosa. So we've uncorked Ok, one. ovviamente abbiamo Reincarnate la one. diagnosi di tutti i So componenti we've che ci servono, stato unmodded inattivo del cerebrum, Spirit nucleo system repair spiritus required for danneggiate, sound dobbiamo as we leave the life assemblarlo, support è stato system fuori uso operation. dell'unità centrale Locate system spiritus. mainframe. Ah, Fabricate cerebrum conferma, sì. core. Repair cerebrum module. Sì, va bene, conferma. Gli diamo conferma. Ci pigliamo un altro po' di ossigeno. Ok, ci dovremmo essere. Risorsa condivisa. E proviamo a vedere se dobbiamo andare qua, ragazzi. Dovremmo andare di qua, forse, se ricordo bene. Sì. Alla prima botta, attenzione, la prima volta che ci riesco. E personalmente, anche dal punto di vista della soundtrack, della lista canzoni che hanno messo come sottofondo al gioco, c'è qualche cosa che mi fa Personal storcere il log, naso, perché system seppur specialist, siano molto Lieutenant belle Andrew, canzoni di musica 17 classica per chi ama. April Ah, aspettate, questo 2037. ve lo volevo far ascoltare però, prima di continuare quel discorso. Finally going home. Doesn't even seem real. 22 months since mission start. 10 longer than I signed up for in the first place. Promised Lucy I was going to be there for her. Promised myself I wouldn't leave her like this again. Broke both of those promises by taking another selfish paycheck job while real life passes me by down below. Father of the year. Alex really came through for me on this. I owe her one. Can't wait to get off this goddamn station. Ok ragazzi, non so se avete capito, ma McDonough era questo membro, appunto, ve l'ho già accennata la cosa, però quella era la sua voce di lui che finalmente stava per tornare a casa. Stava. Comunque ragazzi, volevo anche farvi notare in modo abbastanza scenico, conducendo un po' io di regia, questo passaggio tra interno e esterno, anche questo è uno dei pezzi più belli che abbia visto nel gioco fino ad ora, fino all'oretta e mezza di gameplay che ho fatto. Fatemi sapere se l'avete giocato nei commenti, se non l'avete giocato, cosa ne pensate, se volete che ci faccia una serie gameplay o se non vi può interessare nulla di questo gioco. A me piace molto, rilassa anche dal punto di vista del gameplay. Per alcuni può risultare ripetitivo o noioso, questo lo ammetto, però a me personalmente non risulta questo perché penso è stato il sogno di ogni bambino proprio andare nello spazio e girovagare lo spazio, e anche i pochi fortunati che si potranno permettere un HTC Vive, intanto raggiungiamo la stazione AN4 Spiritus, i pochi fortunati che si potranno permettere il visore in realtà virtuale HTC Vive possono giocare questo gioco in realtà virtuale, cosa che invidio moltissimo, ma ci sarà tempo più avanti, in futuro, spero e penso, perché la realtà virtuale è una cosa che voglio assolutamente provare. Dicevo ragazzi, la musica classica, ok, tutto a posto, bellissime musiche di sottofondo, però spezzano troppo l'immedesimazione. Ci sono anche pezzi proprio live di concerti, musica classica con addirittura applausi. Però su questo tipo di gioco io preferivo ascoltare, ed è proprio il caso di dirlo, ascoltare il silenzio dello spazio. Ok. Aerospace, this is Mission Control. Do you copy? Poi dal punto di vista della trama, c'è questo Spiritus. Questa era una missione spaziale che tentava di produrre questo Spiritus, questo fertilizzante per piante, per far sì che queste
crescessero in condizioni ambientali, atmosferiche avverse, come ad esempio su un pianeta come Marte, vabbè, l'esempio più banale che vi posso fare, perché voi sapete benissimo che senza le piante non ci sarebbe né quello scambio di ossigeno e anidride carbonica fondamentale per la creazione, per la formazione dell'atmosfera in cui viviamo sulla Terra. Quindi loro stavano cercando questo spiritus di formulare questo fertilizzante per piante per permettergli di crescere in condizioni avverse. E da queste prime immagini ci stavano riuscendo. Guardate ragazzi, che magnificenza di colori, palette cromatiche, regia. Rimango veramente sbalordito e colpito in tutto e per tutto. E penso che è mio dovere lasciarvi qui, ragazzi, per non spoilerarvi altro per adesso. E per lasciare anche a voi un attimo di respiro di fronte a tutto questo, fatemi sapere nei commenti appunto se devo continuare la serie. Vi ringrazio ancora una volta per il raggiungimento dei 500 iscritti. Fatemi sapere qualità audio video, che ne pensate, se può andare bene, se devo migliorare qualcosa. E lo farò sicuramente. Da qui in poi il canale migliorerà sempre più, ragazzi. E questo penso è stata una bella botta di aria fresca diventata che ho dato al canale in onore anche dei 500 iscritti. Beh, amici, per oggi è tutto. Come sempre, io sono il Rob. Questo è Game of Rob. Alla prossima. Ciao.